Grazie Domenico. Adesso vi facciamo vedere queste immagini e poi le commentiamo insieme in studio anche con Valerio Rossi Albertini. Buongiorno, buongiorno. E come abbiamo visto oggi siamo in collegamento da Cogne, ci sarà anche con il nostro Lucarelli, il sindaco di Cogne. Prego le immagini. Molto molto brutta, è sondato il torrente e abbiamo avuto molta paura. Un fiume di fango e detriti ha allagato Cogne, il paese da ieri sera è isolato. Ci hanno tranquillizzato quelli degli alberghi, ci hanno messo a nostra disposizione qualsiasi cosa e tanto di cappello a quelle persone. Comprensibilmente sgomento, paura degli abitanti di Cogne, ma anche la forza e il coraggio che hanno prevalso permettendogli di affrontare un'emergenza di una portata rilevante e di rialzarsi però anche con una rapidità eccezionale. Poi c'è stata la risposta ancora una volta tempestiva della Protezione Civile, dobbiamo dirlo veramente immediata, così come i volontari, tutte le persone che hanno aiutato si sono strette intorno agli abitanti di Cogne perché nessuno rimanesse senza cibo, senza acqua e senza medicine. Do il benvenuto appunto ancora una volta a Valerio Rossi grazie, Albertini, grazie per essere con noi, ma mi collego con il buon Lucarelli che è con il sindaco di Cogne. Prego Edoardo. Eccoci Alessandro, buongiorno, siamo sì con Franco Allera, il sindaco di Cogne che in prima linea insomma in questi giorni, in queste settimane continua appunto a cercare di dare il miglior servizio possibile. Noi ci troviamo adesso, vi diamo un'altra immagine del nostro racconto odierno, ci troviamo ad Aimaville sul campo sportivo, fino a pochi minuti fa c'erano gli elicotteri che ha preso la Protezione Civile proprio per trasportare, no? Andiamo a vedere sindaco, così cominciamo con un elemento di racconto fisico. Che oggi da questa mattina alle 6:30 hanno trasportato prima persone e poi materiale proprio a Cogne per cercare di star vicino ai commercianti, ai ristoranti, alle pizzerie, agli hotel. Sì, ormai intanto buongiorno a tutti. Ormai da circa un mese Cogne è collegata solo tramite un servizio di elicotteri. È stato un servizio molto efficiente, ricordo che nel primo momento dell'emergenza, i primi 2-3 giorni dopo l'emergenza, abbiamo evacuato ben 1800 turisti che erano presenti a Cogne grazie all'ausilio degli elicotteri. E poi da quel momento in avanti gli elicotteri sono stato l'unico punto di collegamento con il fondovalle, abbiamo portato su sia gli approvvigionamenti alimentari che tutto ciò che necessitava la nostra comunità, il carburante e quant'altro. Ecco, facciamo vedere sindaco con che cosa gli elicotteri portano su materiale. Abbiamo visto oggi decine e decine di voli. Qui ci sono proprio queste reti, queste corde che servono, no, per stivare sostanzialmente il materiale e portarlo via aerea fino a Cogne, fino alla sua cittadina. Sì, questi sono dei cesti che vengono agganciati sotto la pancia dell'elicottero e trasportano i materiali. Trasportano 800 kg alla volta, tanto per darvi un'idea di quello che è stato lo sforzo che è stato fatto per servire Cogne, solo oggi sono saliti a Cogne 42 quintali di materiali, di conseguenza oltre 50 voli di elicottero per riuscire a garantire il sostentamento della popolazione residente che ecco, è di 1380 Edoardo, sindaco, abitanti e comunque un congruo numero ancora di turisti che sono rimasti a Cogne. Alessandro. Sì, è trascorso già un mese dalla frana purtroppo, ma da quando avete decretato lo stato d'emergenza nessuno di voi si è fermato, avete lavorato incessantemente per far ripartire il paese nel minor tempo possibile preservando i turisti ma certamente anche i residenti. I risultati sono stati veramente ammirevoli, complimenti. Grazie, credo che abbia funzionato in Valle d'Aosta molto bene la macchina del soccorso e l'unità di intenti tra tutti, perché se da una parte la Protezione Civile si è impegnata prima ad evacuare le persone che erano presenti, successivamente ha dato supporto anche a tutte le persone residenti, ma contemporaneamente la Regione si è anche impegnata con una task force davvero notevole di mezzi per riuscire a riparare quei tre tratti di strada regionale 47 che sono
abbiamo visto prima. Quelle che avete visto prima nelle immagini, ecco. Dobbiamo pensare che contemporaneamente hanno lavorato nei periodi di maggior intensità, 24 ore su 24, 48 mezzi d'opera per riparare di fatto qualche centinaio di metri, per cui veramente un lavoro enorme di cui non possiamo che essere riconoscenti alla Regione Valle d'Aosta per il grande impegno che ha messo in campo. E poi Vigili del Fuoco, Protezione Civile, l'abbiamo detto, lì c'è un camion, Alessandro, dei Vigili del Fuoco, ci sono degli uomini che stanno praticamente facendo carburante, sistemando il mezzo che poi ripartirà sulla strada che abbiamo visto prima e anche oltre per raggiungere le tre fratture appunto della regionale. Ecco, la domanda che tutti si fanno e immagino anche da studio è: tutta questa attività dopo quello che è successo in meno di un mese porterà a un risultato che noi attendiamo, cioè la riapertura della regionale e quindi del traffico e dei turisti che potranno tornare tranquillamente a Cogne? Quando, Sindaco? Ma il 27 mattina, ossia è prevista la riapertura alle ore 7 della nostra strada per tutti i mezzi che necessitano appunto di salire a Cogne. Prima ci saranno alcune finestre per far arrivare il personale e i materiali che servono per poter ospitare di nuovo i nostri turisti e siamo pronti ad accoglierli. Complimenti. Magari con qualche difficoltà in più. Sindaco, sarà una pagina da dimenticare ma che sicuramente rappresenterà comunque un'esperienza di forza per voi, certamente auspicando che non si verifichi più una cosa del genere, però sicuramente sarà stata una cosa che vi ha fatto fare molta esperienza anche per la bravura che avete dimostrato. Qui in studio, se volete assistere, ci fa molto piacere, con Valerio Rossi Albertini, una dimostrazione di quello che succede nelle frane. Ci hai portato un bonsai e un annaffiatoio. Un annaffiatoio e qui, come potete vedere, un piano in inclinato. Come mai? Per spiegare un po' qual è la dinamica delle frane. Ora non parlo in particolare della frana a cui abbiamo assistito, ma delle frane. Che cosa succede? Come si innesca una frana? Lo possiamo vedere qua. In pratica, se puntiamo qui su questo piano inclinato, io metto della terra. Questo piano inclinato rappresenta il substrato roccioso, ad esempio sul fianco della montagna. La terra è l'humus, è la parte organica che attecchisce sul substrato. Possiamo vedere adesso attraverso questa simulazione qual è la dinamica di una frana. Cosa succede? Che di solito la terra è abbastanza solida, grazie per il valido aiuto, per l'assistenza. È abbastanza solida e riesce ad attecchire sul substrato roccioso. Ma cosa succede quando arriva l'acqua? Se ne arriva poca, poco, vedi? C'è un po' di fango che cade, ma i danni sono molto limitati. In caso però di una pioggia torrenziale che si verifica, l'abbiamo sentito prima con Massimiliano Ossini, in questo regime, in questo periodo di cambiamenti climatici, vediamo, ecco qua. Questo è quello che succede, perché non c'è, si dice in gergo, coerenza, cioè adesione, tra il manto superiore e il substrato roccioso. Allora, Alessandro, qual è? Perché ti ho portato il bonsai? Perché così spoglio il tavolo oggi? Perché questa è la risposta. Questo piccolo bonsai ci dice che cosa bisogna fare. È ovvio che si può ingegnerizzare, si possono mettere delle barriere, delle reti di contenimento, no? Quando il terreno è friabile e cedevole, ma c'è un rimedio naturale che è questo qui. Inquadriamolo, è lui il nostro eroe oggi. Perché? Guardate il bonsai come è fatto, l'albero in generale come è fatto. Io lo estraggo molto delicatamente dalla sua sede, scuoto, e la terra non se ne va, niente. Non succede niente, perché? Perché certo. È imprigionata nel groviglio, nella matassa delle radici, e questo lo sapevamo, certo. Ma ci sono due altri effetti degli alberi che sono straordinari. Immaginiamo che arrivi tanta acqua, arriva l'acqua sulla chioma, ora quest'acqua, come hai visto, smuove meccanicamente il terreno e lo predispone al cedimento e allo scorrimento verso valle. Se c'è la chioma degli alberi, questo non è possibile. Vediamolo in pratica. Io innaffio molto la chioma, vedi qua, goccia lentamente. Cioè è impossibile per l'acqua arrivare violentemente al suolo e smuovere il terreno. Certo. E non è finito, c'è un terzo effetto. Ammettiamo pure che l'acqua inizia a scorrere. Tolgo il tappo di questa bottiglia per renderlo più evidente. Ammettiamo che questo sia un albero messo di traverso sul crinale della montagna. Guardate, io vado, immagino che quest'acqua che sto per versare sia quella che trasporta il fango.
Quindi stai ricreando anche la pendenza proprio di alcuni alberi, come potrebbe essere in montagna. È così, guardate il flusso dell'acqua. Il flusso dell'acqua è compatto prima di incontrare il tronco e poi si rompe. Certo. Che è evidente. Quindi qual è la dinamica? Se c'è del fango, ma ci sono i tronchi, i fusti degli alberi, il fango che è viscoso, che è pastoso, non può prendere velocità perché si abbraccia ai tronchi degli alberi. E se ci sono dei massi, i massi prenderebbero velocità lungo il fianco della montagna, invece con il tronco rimbalzano quindi e rallentano. Quindi a questo punto il disboscamento, ci stai dimostrando che incide nel territorio, nella conformazione del territorio in maniera fondamentale. Perfetto. Per quanto Alessandro, riguarda le frane. È una domanda quasi retorica, sai benissimo la risposta, è proprio così. Io non dico che sia il caso specifico di Cogne, perché naturalmente quelle sono zone boschive, ma in generale il dissesto idrogeologico si manifesta in questo modo, nel disboscamento. E quindi qual è la medicina? Qual è l'antidoto alla frana? Sì, per carità, facciamo pure opere di recupero ingegneristico, ma soprattutto piantiamo alberi, perché sono gli alberi la medicina per tutti quanti i nostri problemi idrogeologici. Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini prima di Cogne, ricordiamo Toscana, Emilia Romagna, due eventi che hanno sconvolto l'Italia del 2023, e infatti queste immagini ci stanno riportando proprio a questa realtà devastata dal fango, dalle alluvioni, e quindi attraverso questi sistemi, e la natura non la possiamo contrastare, fa il suo corso, però noi possiamo intervenire proteggendo il territorio in modo da contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici. Si chiama con un termine rinaturalizzazione del territorio. Me lo ricorderò. grazie a Valerio Rossi Albertini, grazie a Lucarelli, al sindaco, a tutta la comunità di Cogne, a te Greta.